Con la Quaresima ci avviamo lungo un percorso di penitenza, ma di immensa comunione, non di sacrifici, ma di germogli. L'uomo non è polvere o cenere, ma figlio di Dio, e la cenere posta sul capo non è segno di tristezza, ma di nuovo inizio, la ripartenza della creazione e della fecondità, sempre e comunque. Inizia la Quaresima, tempo dell'autenticità, con un gesto semplice e forte, quello dell'imposizione delle ceneri per far memoria di ciò che siamo, per mettere ordine nelle vite, così spesso travolte dalle cose da fare, dalla quotidianità che ci riempie ogni spazio, ogni possibilità di condurre le nostre esistenze là dove avremmo voluto, per spingerci a vivere la nostra vita con intensità e verità, per sapere distinguere cosa ci costruisce e cosa ci distrugge, cosa ci è necessario e cosa è assolutamente superfluo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati da loro. Altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega al Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature, dalla tentazione di divorare tutto alla capacità di soffrire per amore. Pregare, per saper rinunciare all'idolatria e all'autosufficienza del nostro io e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina, per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell'illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene, e ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione del nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità. O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente, con le armi della penitenza, il combattimento contro lo spirito del male. Per Cristo, nostro Signore. Amen.